Il passo che vorrei leggere questa mattina è da Matteo, capitolo 16, versetto 13 a versetto 17. E il passo dice: Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri l'Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: E voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispose e disse: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù replicando disse: Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Gesù non aveva bisogno che qualcuno gli dicesse chi era, Gesù sapeva chi era. Lui fece una domanda ai suoi discepoli per poi farne un'altra. I discepoli alla domanda di Gesù di chi la gente diceva, risposero, alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, alcuni dissero tu sei Elia, alcuni tu sei Geremia, uno dei profeti. Questa è la risposta dei discepoli. Ma Pietro fuoriuscì dal gruppo e rispose alla domanda: E voi chi dite che io sia? Rispose: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù lo incoraggia, gli dice: Beato tu sei Simone, perché non è stata la tua carne né il tuo sangue che ti hanno rivelato questa cosa, ma è stata una rivelazione dal Padre nel cielo. Pietro dette questa risposta non perché lui era più intelligente o più spirituale degli altri discepoli, ma perché questa verità che Gesù Cristo è il figlio di Dio gli era stata rivelata sovrannaturalmente dal Padre. Era necessaria una rivelazione divina nel cuore di Pietro per portarlo a confessare con la bocca chi era Gesù per lui. Il confessare chi è veramente Gesù Cristo avviene per rivelazione divina. È un atto che inizia con Dio, come lo è il nascere di nuovo. Tutti e due gli avvenimenti iniziano con Dio. Noi sappiamo, come dice in Giovanni, che ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di uomo, né volontà di carne, ma sono nati da Dio. Senza una rivelazione divina, cose nascoste divine non ci sono accessibili. Rimaniamo ignoranti su queste cose e all'oscuro delle cose che ci porterebbero e darebbero dei benefici, delle soddisfazioni, delle certezze e dei tesori in cielo. Sapete, non solo nel mondo naturale, ma anche nel mondo soprannaturale, ma anche nel mondo naturale, senza rivelazione di cose nascoste, noi rimaniamo ignoranti a delle cose che ci darebbero benefici e soddisfazione e gioia. Per esempio, a volte quando fanno delle interviste a dei chef famosi, spesso sento nelle loro testimonianze che il loro successo, la loro passione per il mondo culinario partì quando erano molto piccoli, sapete facendo che cosa? Cucinando con le loro nonne. Come nel mondo naturale, per esempio, c'è bisogno che qualcuno ti insegna qualche cosa affinché tu possa fare quella cosa. Similmente è così nel mondo sovrannaturale. È importante e è necessaria la rivelazione di Dio
che ci insegna delle cose riguardo il suo figlio. E la parola di Dio dice in Osea capitolo 4 che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Il messaggio di oggi non è un messaggio primariamente evangelistico, ma la domanda che vorrei farti è questa: chi è Gesù per te? Quale è o chi è il Gesù che tu confessi? Perché la tua risposta dimostrerà quale peso gli dai e quale valore Gesù Cristo ha per te. Sapete, se noi dovessimo uscire da casa nostra e andare a un condominio, un grande condominio, e iniziassimo a bussare le porte e a fare questa domanda, se bussi alla prima porta e ti risponde un attimo, per esempio, lui potrebbe risponderti che Gesù Cristo è una figura storica che la Chiesa si è inventato per costruirsi un impero religioso per dominare sopra le coscienze e le nazioni della terra. Dio non esiste secondo lui, e ti potrebbe anche citare qualche filosofo o qualche scrittore ateo, e questa è la sua rivelazione, questo è il Gesù che lui confesserebbe. Se vai a una seconda porta e bussi alla porta accanto e ti risponde un altro personaggio, un'altra persona, che dice sì, no, Gesù è un personaggio che è esistito, è un santone per me, per lui, tra altri santoni, un tipo di profeta, un messaggero divino, un fondatore di un movimento religioso, un uomo di grande sapienza che ti mostra cose buone per trovare la tua via e per mostrarti una via. E anche qui questa rivelazione o questa confessione che fa questa persona è basata sulla rivelazione che lui ha ricevuto, in cui lui crede e sceglie di seguire. Poi bussi alla terza porta e ti apre una persona di fede musulmana. E lui ti dice: Gesù, sì, è figlio di Maria, è venerato e va venerato come Mosè e gli altri profeti. La Bibbia è un libro sacro, ma là è uno e il suo profeta è Maometto. Gesù non è altro che il penultimo profeta, non è il figlio di Dio, perché Dio non può avere figli. Vai alla quarta porta, bussi, e ti apre la persona, e la persona ti dice: Gesù è figlio di Dio, è un rivoluzionario che è venuto a portare uguaglianza nel mondo attraverso la politica, l'unione delle religioni. Gesù è il figlio di un Dio così buono che alla fine Dio accoglierà tutti in cielo, un Dio universale che alla fine dirà a tutti: tutto ok, è tutto risolto, benvenuti tutti in paradiso. Questo si chiama universalismo. Vai alla prossima porta e ti apre una persona che si reputa cristiana, che dice di seguire la Bibbia, un religioso, e dice: Gesù è il mio salvatore. E per lui Gesù è il suo biglietto di solo andata in cielo. E dice: io sto a posto, se capita testimonio di Gesù, se capita lascio una Bibbia, Gesù ti ama. Però per lui, per esempio, la rivelazione riguardo il battesimo dello Spirito Santo non ha nessuna importanza. I doni spirituali della Bibbia non li conosce, non ne ha mai sentito parlare. La guarigione divina, liberazione di spiriti, per lui sono cose oscure, non ha mai avuto questa rivelazione dalla parola di Dio, di questo Gesù che è in lui e la potenza che è in lui. Non ha avuto mai nella sua Chiesa una rivelazione della potenza
del battesimo dello Spirito Santo, non ha mai avuto una rivelazione dalla parola di Dio nella sua Chiesa riguardo i doni spirituali, la guarigione divina, la liberazione da spiriti. È praticamente, Gesù per lui è praticamente un biglietto di solo andata in cielo. È una religione, una dottrina sterile, senza dimostrazione di potenza. Ora, come dice in Luca, capitolo 19, Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Quello che Gesù vedeva fare al Padre, lo faceva lui. Quello che Gesù sentiva dire dal Padre, lo proclamava lui. E Gesù manda noi, manda i suoi discepoli. I suoi desideri dovrebbero essere anche i nostri desideri. Lui manda noi, lui è il nostro capo, noi siamo le sue mani, noi siamo i suoi piedi, noi siamo la sua bocca, noi siamo i suoi ambasciatori, siamo i suoi rappresentanti in questa terra. E l'unica cosa che poteva ostacolare il ministero e le opere di Gesù Cristo quando lui stava in terra era solo una cosa: l'incredulità. Lui non poteva fare miracoli nel suo paese dove è cresciuto, a Nazareth, perché le persone non credevano in lui. Perché per loro, per i suoi compaesani, Gesù era il figlio del falegname, fratello dei figli di Maria, era un compaesano del paese e Gesù non poteva fare miracoli proprio perché non credettero in lui. Il diavolo sa che l'incredulità può frenare l'opera di Dio. Perciò desidera tenerti incredulo e pauroso. Perché la paura e l'incredulità, comunque sia, sono delle forze spirituali come lo è la fede. La paura proviene dal diavolo e la paura ti uccide. I ladri, per esempio, usano la paura come leva sulle tue emozioni per immobilizzarti. La paura ti congela. La paura e l'incredulità non possono vivere nella stessa casa dove c'è la fede. La paura è una forza che vuole dominarti. Pensate a questo Covid. Ci sono più morti per altre cause fisiche di morti per il Covid. Non perché le persone non muoiono di Covid, non sto dicendo questo, ma il terrore del Covid per le persone è peggiore della malattia stessa per quelli che vengono infettati. La paura è una forza che vuole dominarti. E se pensate che il mondo adesso sta in paura per il Covid, gli uomini saranno talmente terrorizzati nel periodo della grande tribolazione che temeranno e sverranno. Ecco quanto sarà più intenso la paura man mano che il mondo andrà avanti verso la fine. Dunque, se non hai la corretta rivelazione di chi veramente è Gesù Cristo, chi è il Gesù veramente che confessi, se non hai la corretta rivelazione, facilmente sarai trasportato in una mentalità religiosa senza potenza e in un mondo dove l'incertezza, la paura e l'incredulità saranno presenti nella tua vita, perché non hai la rivelazione di Gesù Cristo che Dio vuole che tu abbia. Noi abbiamo accesso attraverso la parola di Dio e i ministeri che Dio dà nella sua Chiesa di conoscere questo Gesù e di confessare questo Gesù Cristo veramente come è stato rivelato.
In Ebrei la parola ci dice che senza la fede è impossibile piacere a Dio, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Il Gesù che noi vogliamo confessare al mondo non è soltanto Gesù, il nostro Salvatore, il biglietto di solo andata per il cielo, ma il Gesù che è coinvolto in tutti gli aspetti della mia vita, negli aspetti psicologici, negli aspetti finanziari, negli aspetti familiari, negli aspetti lavorativi, negli aspetti delle mie future generazioni, è un Dio in Gesù a 360 gradi. Chi vede Lui, vede il Padre. Quando confesso chi è Gesù per me, confesso che Lui è non soltanto il re dei re, il leone di Giuda, il figlio del Dio Altissimo, il consigliere Altissimo, ma chi vede Lui vede il Padre. E il Padre chi è? È Jehovah Shammah, i nomi redentivi di Dio, che vuol dire il Signore è presente. E questo è stato reso possibile per mezzo della croce. Il Signore è presente in tutte le nostre faccende, in tutti i lati della nostra vita. Non è solo un salvatore per l'anima, per salvarti dall'inferno. È anche quello, ma va oltre quello. È un salvatore completo che ha risolto il problema dell'umanità in tutte le sue faccettature, dalla salvezza alla parte materiale, alla parte salutare, alla parte psicologica, alla parte mentale, alla parte sociale. Ha risolto tutto, è la soluzione per noi. Lui è Jehovah Nissi, che vuol dire è il Signore, è il mio protettore, il mio vincitore, e sulla croce Egli ha spogliato i principati, potenze spirituali della malvagità e dominatori di questo mondo. Lui è Jehovah Tzidkenu, il Signore è la nostra giustizia, non parziale, ma totale. Lui apre la porta a qualunque peccatore che cerca pace con Dio. Lui viene chiamato Jehovah Rohi, il Signore è il mio pastore. È diventato nostro pastore, avendo dato la sua vita sulla croce per le sue pecore, per noi. Lui viene chiamato anche Jehovah Shalom, il Signore è pace. Gesù è la nostra pace, perché tutto il nostro castigo e la nostra maledizione sono caduti su di Lui. E facendo questo abbiamo pace con Dio. Viene chiamato Jehovah Jireh, il Signore provvede. Lui non solo ha provveduto l'offerta sulla croce per i nostri peccati, ma provvederà ad ogni nostro bisogno. Non abbiamo nulla da temere nel prossimo anno, se le attività crollano, qualunque cosa succede economicamente, non dobbiamo temere, perché Lui è colui che provvederà per noi. Lui viene chiamato Jehovah Rapha, il Signore è colui che ti guarisce. Lui ha provveduto non soltanto alla salvezza spirituale, la salvezza e il risanamento dello spirito, ricreandoti uno spirito nuovo, ma Lui ha provveduto pienamente a darti guarigione divina. La divina fa parte della redenzione, fa parte del suo progetto di salvezza. Lui è colui che guarisce, per le sue lividure noi siamo stati guariti. Dunque, queste rivelazioni del nome di Dio sono in Cristo. E se noi abbiamo queste rivelazioni, e se noi
crediamo in queste rivelazioni, se noi viviamo queste relazioni e confessiamo queste relazioni, questo è il Gesù nostro, questo è il Gesù che noi dobbiamo confessare. Questo è il Gesù figlio di Dio. La rivelazione e la tua confessione di chi è Gesù per te determinerà il successo che avrai nel vedere le opere del diavolo distrutte e neutralizzate. Determinerà il successo nella missione e compito che Gesù ti ha affidato. Gesù dice, ecco, io vi ho dato potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Nulla potrà farvi del male. Quando tu confessi Gesù, tu stai confessando quella potenza che sopra il male, dove nulla potrà farti del male. Dunque non è soltanto un salvatore per la tua anima o una figura religiosa, è la potenza di Dio che sottomette il nemico sotto i tuoi piedi. Perché noi siamo in Cristo, noi siamo il corpo di Cristo, siamo nel corpo di Cristo. E dove ha messo Cristo il nemico? Dove lo ha posto? Sotto i suoi piedi. Il nemico è sotto i tuoi piedi. È importante conoscere questa tua identità e questa realtà di chi sei in Cristo. Non puoi sperimentare questa vittoria nella potenza di Gesù in te se Gesù Cristo non è il Gesù Cristo completo e pieno, rivelato da Dio. Se nella tua chiesa questo Gesù non è predicato o insegnato, devo dirti, è bene che cambi chiesa. Perché noi vogliamo vivere pienamente questa missione, vogliamo vivere pienamente questo mandato che Gesù ci ha affidato, Lui ci ha affidato, ha avuto fiducia in noi di darci questo compito e le vogliamo fare tesoro di quello che Lui ci ha dato. Fai diventare lo scopo della tua vita quello che Dio ha rivelato del suo Figlio e nel suo Figlio. Quello che conta non è quello che tu pensi, quello che conta è quello che Dio dice. Dio dice, questo è il mio Figlio, ascoltatelo. Il successo che avrai nel prossimo anno, nell'anno nuovo, nella missione che ti è stata affidata dal Signore, sarà proporzionata alla rivelazione di chi è Gesù e chi è Gesù per te. Lui come Salvatore e Redentore, Lui opererà in noi con potenza in ogni lato, ogni faccetta, ogni evento della nostra vita. Lui è il nostro Signore che promette che sarà con noi e non ci abbandonerà mai. Rendiamo questo nuovo anno un anno speciale, perché è un'opportunità per per la Chiesa. Che questa rivelazione che abbiamo di Gesù sia in accordo con la parola di Dio. Portiamo un Salvatore e il Salvatore completo in questo mondo che è caduto. Dio ha provveduto ogni cosa, sia per la nostra salvezza e per la nostra vita. E abbiamo pace, abbiamo guarigione, abbiamo certezze, abbiamo ogni cosa di cui abbiamo bisogno, materiale, economico, abbiamo un rifugio nel suo Figlio. Questo è il Cristo che noi confessiamo. Questo è il Cristo che ci è stato rivelato. Amen.
Thank you.